Ciao ragazzi, come state? Oggi parliamo insieme del Melmito Soft Me Melmito Slime prodotto dalla Sbabam. È questa bellissima scatolina riutilizzabile, quindi veramente molto carina, del costo di 3,50 euro, che viene data in allegato con il loro classico magazine. Questo appunto è di gennaio 2018. In ogni confezione due Malmito Slime e una cascata di Magic Balls. Vediamo un attimino. Allora, vabbè, qua parla della Sbabam. Qua abbiamo una storia del mostro del lago. Un accordo goloso. Il volo di Leonardo. Quindi penso che sia uno spettacolo. Esatto. Qui abbiamo dei giochini, unisci i puntini, trova le differenze, trova l'intruso, trova l'ombra, labirinto e le soluzioni. E abbiamo finito, quindi molto semplice. Andiamo a vedere questa scatolina. Allora, apriamola. Abbiamo le nostre perline, guardate che belle. È scappata anche una stellina. Sono questi colori pastellosi che trovo bellissimi, molto confettosi. Allora, abbiamo il secondo ripiano. Ovviamente si potevano scegliere diversi colori. Io ho scelto questi due, che sono quelli che mi ispiravano un attimino di più. Poi, vedete, c'erano anche queste altre tonalità. Quindi mi pare di vedere bianco e rosso, giallo e viola. Quelli che ho scelto io, quindi l'azzurro e il fucsia, poi rosa e viola, blu e rosso e verde scuro col verde chiaro. Apriamoli e vediamo. Allora, sono un po'. Hanno, non so, sono un po' come bagnatici, tipo. Apro anche l'altro, visto che ci sono. Che profumino! Beh, neanche tanto. Senti a questo. No, hanno un profumo strano, non saprei dirvi il profumo di cosa sia, è un po' strano. All'inizio sembrava frutta buona, poi non lo so, è diventato strano. Cominciamo con questo azzurro. Allora, proviamo a. Sembra di lavorarlo come se fosse quella pasta con cui ho fatto i Minions, se vi ricordate, se avete visto il video. È veramente delicata. È molto soffice, molto morbida, quindi proprio per questo l'hanno chiamata Softy. E poi, cosa importante, non sporca le mani. Ok, provo a giocare un po' con quello viola. E poi apro anche le ball.
Allora, questo si fucsia, sembra molto più, dà la sensazione di essere molto più morbido rispetto a quello azzurro. Non so, mi ricorda tipo l'odore del chewing gum. Ok, allora adesso voglio fare una cosa, lo divido in due. Ops, è caduto un personaggio. Allora, uno così, divido in due anche l'azzurro. Sì, è decisamente più duro l'azzurro rispetto al fucsia. Ok, ora voglio unire questi due insieme per creare un unico colore. Wow. Ops. Guardate che bello che sta venendo. Ok, come vedete abbiamo creato questo lilla. Ok, ora mettiamolo qua, facciamo una piccola buchetta. Allora, sia su questo che anche sugli altri, perché voglio mettere le ball un po' per ciascuno. Ok, andiamo con le bolle. Sono avanzate un pochino. Allora, devo dire che come colore risaltano tantissimo sull'azzurro, guardate che belle. Sul rosa neanche tanto. E qua siamo sulla mezzavia. Ok, guardate, le ha mangiate. Anche sicuramente ce ne vuole qualcuno in più.
Ma secondo me, essendo così morbido, vedete, saltano fuori queste ball, non vengono proprio integrate come magari quando si fa lo slime. Vedete, mi rimangono in mano. Cioè, del tipo, se vi stufate potete riuscire a togliere le ball, in poche parole. Allora, questo è uno. Proviamo questo qua più grande. Guardate che strano che è. Però, vedete, le ball si staccano. Non lo so, non mi convince molto come kit questo. Proprio. No. Vabbè, non vale neanche la pena che le aggiungo altre. Aspettate. Se riesco ne tolgo qualcuna anche da qua, perché mi sembrano un po' sprecate. Vabbè, non vanno dentro. Danni. Anzi, scusate, sta parte qua ormai se l'è mangiata il viola e gliela lascio. Quindi vabbè, mescoliamo le perline anche su questo azzurro. Allora, concludendo questo video, l'idea di mettere due colori insieme è molto bella, come l'avevano già fatto anche in precedenza, quindi ci sta come idea, è molto ottima, perché dà la possibilità di creare anche un terzo colore come abbiamo fatto insieme. L'idea della valigetta è anche molto bella, utile, versatile, perché si può utilizzare sia per mettere gli slime una volta che abbiamo finito di giocarci, ma anche poi per essere utilizzata per riporre altre cose, quindi è molto utile. Aver messo queste palline, però onestamente non lo trovo, non lo so, non mi sembra molto che guardate, cioè, si staccano, guardate. Non lo so, questa cosa proprio non mi convince per niente. E quindi sicuramente non le comprerò più di questi. E perché insomma, sì, non lo so, non mi ha convinto per niente questo prodotto. No, proprio no. Carino, sì, decisamente, però non è un articolo che acquisterei di nuovo. Magari se inventano qualcosa di meglio, che
che non perda pezzi. Proverò ancora, ma questo qua no, proprio non mi ha convinto. Voi l'avete acquistato a casa, l'avete provato? Cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Bene, allora ragazzi, io vi saluto. Ormai questo video è terminato. È stato un pochino divertente, dai, tutto sommato, non mi è dispiaciuto. Speravo in qualcosa di meglio, ma così non è stato. Però, insomma, meglio di niente, no? Vedete qua, poi potete, una volta che avete finito, riponete i vostri pezzi che si attaccheranno, così quando voi li proverete a tirar fuori saranno tutti insieme e ci sarà da ridere. Qua mettete le perline avanzate, se le avete avanzate, e chiudete. E il gioco è fatto, potete portarlo dove vi piace di più. Bene ragazzi, allora io vi saluto, vi mando tanti grossi bacioni, mi raccomando tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Baci e abbracci, ciao ciao!